ce l'hanno piccolo e vogliono farselo vedere. Salve a tutti, utenti di YouTube, da Leandro, conoscitore italiano. Guardate dietro di me che cosa ci sono, dei simpatici nonché straordinari frutti. Non so che pianta è questa, ma i frutti sembrano veramente molto belli da guardare, da osservare. Va bene? Allora, oggi voglio trattare con voi un argomento molto delicato. Mi permetto di dire delicatissimo, utilizzando il verde dietro di me, proprio perché ho voglia e ho quindi l'intenzione di raccontarvi che ci sono uomini, persone di genere maschile, che vanno orgogliosi del proprio piccolo reale augello e addirittura sono felici, sono orgogliosi di mostrarlo, di farselo vedere e ritengono che questa loro caratteristica debba essere vista e valutata come qualcosa di bello, di affascinante e di meraviglioso. Va bene? Ora, fermo restando che le dimensioni non contano, ve lo posso andare a garantire, però è altrettanto vero che mostrare con orgoglio questo ramoscello minuscolo, questo batuffoletto piccolino e piccolotto, sicuramente non porta, a mio avviso, alcun tipo di felicità in una ragazza o in una donna. Però vi posso andare a garantire che esistono sul web, su Facebook, ma anche in altri social, donne e ragazzi che non è che adorano vedere questo piccolo batuffoletto, però diciamo che hanno la caratteristica di andare a voler essere pagate per vedere questi piccolissimi pisellini, va bene? Vuoi o non vuoi, ci sono queste donne, queste ragazze, queste mistress. Ora, ripeto, queste ragazze e donne non è che adorano vedere questi batuffoletti, questi minuscoli pisellini. Vogliono semplicemente ricevere i soldi, la pecunia, come anticamente dicevano i latini, non altro. E questi uomini si sentono schiavi, si sentono inferiori, si sentono impotenti, cioè incapaci di avere dei rapporti intimi, barra dei rapporti sessuali, di conseguenza si mettono nella piena condizione di dire io, uomo, io ragazzo, io schiavo, voglio dimostrare, voglio mostrarlo con orgoglio ad una mistress che poi vado a pagare, di fatto, per far sì che ella goda del mio piccolo pisellino, minuscolo, microscopico, che ho bisogno anche del microscopio per vederlo, così posso andare a sentirmi realmente felice, soddisfatto, felice, giurivo, e chi più ne ha più ne metta. Io vi posso andare a garantire che una donna e una ragazza di oggi non è che goda, essendo poi mistress o padrona, non è che goda a vedere certe cose. Lo fa solo per soldi, solo per danaro, per vile denaro. Però molti uomini queste cose non le capiscono. Molti uomini pensano che mostrandolo con orgoglio le donne siano felici o si vadano ad eccitare. In realtà non c'è alcun tipo di felicità o di eccitazione dietro. Si tratta semplicemente ed unicamente di un modo, barra di una maniera, per avere soldi facili. E siccome moltissimi uomini si sentono inferiori rispetto alle donne, sono contenti, felici, giurivi, raggianti nel momento in cui vengono ad essere umiliati. Godono nell'essere umiliati del loro simpatico, minuscolo, microscopico ramoscello magico. Un ramoscello minuscolo che neanche con la pinzetta riuscirebbero a vedere, riuscirebbero a osservare. Va bene? Ora, io voglio chiudere questo video con un minuto e mezzo, dicendovi quindi fate attenzione. Quando vedete queste donne e ragazze che vi dicono io godo, mi piace, no? Mi piace, adoro vedere il tuo piccolo ramoscello magico, il tuo piccolo pisellino e vedi di seguito, sappiate che dietro c'è una richiesta economica. Vogliono risordi, vogliono risordi, punto a capo. Non ci credi? Fai un esperimento. Andate su gruppi di Facebook, i ragazzi mini dotati, le donne che vogliono vedere i mini dotati. Scrivete a ragazze o donne di questi gruppi presenti su Facebook, su Faccia Libro, scoprirete che queste ragazze e donne vi risponderanno dopo poco tempo. Cosa vogliono vedere? Sì,
I sardi. Sì, pure quello, ma non sono tanto interessate a quello. Sono interessate ai sardi, ai sardi, alla pecunia. Va bene? Quindi quando pensate, ma vedi, queste donne, queste ragazze, vi cucinate, vuole vedere, mi cucinate il mio piccolo scettro magico, e io faccio vedere, vediamo cosa penso di queste donne. No, no, caro Silvietto, caro zio Silvio del mio cuore, semplicemente quella donna, quella fanciulla, sta semplicemente aspettando, di fatto, di ricevere i tuoi soldi, la tua pecunia, va bene? Tutto ciò che a livello economico tu puoi andarle ad offrire, puoi andarle a dare. Quindi non pensare che la goda si diverta a umiliarti, lo fanno solo per vile interesse economico, vile interesse denaroso, vile interesse denaroso, economico, pecunia, denaro. Come caspita ve lo devo dire. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, gentilissimi utenti di YouTube. Iscrivetevi, commentate, guardate dietro di me che spettacolo. Porfo 90, dove sei Porfo? Dimmi che pianta è questa. Ditemi, ragazzi, ditemi per cortesia di che pianta si tratta, perché io non ne ho idea. Guardate i frutti di questo albero, saranno commestibili? Io non li voglio mangiare, se no può darsi che muoio. E ancora sono giovane, voglio almeno farmi altri 40 anni di vita, sperando che Dio mi dia la possibilità di farmene, ammesso e concesso che un Dio esista. Dalla pianta magica, da Leandro, conoscitore italiano, è tutto. Ciao a tutti, una buona giornata a voi. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.